comune di Torre de' Paschi rinnova il concorso fotografico per quanto riguarda la memoria della Shoah. Com'è andata, sindaco? Allora, il concorso fotografico è stata una novità di questa edizione perché ormai da 8 anni il Comune di Torre de' Passeri fa nella giornata della memoria, il 27 gennaio, la premiazione del concorso che fa con le scuole del territorio. Quest'anno per i problemi atmosferici che ci sono stati, abbiamo dovuto rinviare la premiazione e abbiamo voluto farla in maniera significativa il 10 febbraio, il giorno del ricordo. La partecipazione è stata ottima, 65 foto con le didascalie, i ragazzi come sempre hanno messo in difficoltà la commissione che io con onore ho presieduto e la cosa interessante è che noi non tutti gli anni, ma quando possiamo facciamo dei viaggi per la memoria, quindi portiamo i ragazzi sui luoghi della memoria, non sono delle gite ludiche, ma sono proprio delle immersioni nella storia e i ragazzi, anche se sono ragazzi di scuola media e di scuola superiore, riescono a cogliere forse anche più di noi adulti queste ferite della storia.